fondamentalmente accade questo, siamo continuamente bombardati di notizie, di informazioni, c'è un trend negli ultimi anni che ci spinge a considerare normale la violenza, per cui in un momento in cui ci ritroviamo ad avere a che fare con un episodio, con una situazione che ci richiede una reazione aggressiva ma normale, accade che tutto quello che il nostro cervello ha preso nel tempo in termini poi di normalizzazione della reazione aggressiva e dell'ampiezza di questa aggressività venga poi messa in atto in un gesto che nulla ha a che fare con il nostro modo di fare, con la nostra coscienza, con la nostra morale, e a quel punto in quella situazione viene meno quella forza che è il nostro cervello di autoregolazione. Per cui a quel punto c'è una sorta di annullamento del tempo, dello spazio, ed è un po' come spingersi al di là della normalità, al di là della situazione specifica, e questo spinge poi addirittura a commettere quello che è successo a Giulianova, cioè ad assassinare una persona per una banale lite, addirittura davanti a una bimba di 7 anni, davanti a alla figlia della persona che è stata assassinata, ragazzina che purtroppo a questo punto subirà notevoli conseguenze importanti, ha subito quello che viene considerato un grande T, un trauma grande, importante, dovrà essere sottoposta a cure, ma sono cure che poi la seguiranno per tanti anni. Una ferita che difficilmente si può rimarginare. Assolutamente, assolutamente, si cercherà un po' di contenerla, ma la vita di questa ragazzina in qualche modo sarà segnata. L'uomo, stando ai racconti dei testimoni, è rimasto praticamente sul posto aspettando l'arrivo dei carabinieri. Ecco, magari la coscienza di quello che si è fatto è arrivata in un secondo momento. Esatto, infatti è giusto chiamarlo raptus, cioè c'è un momento, c'è uno spazio temporale, uno squarcio nel quale la persona agisce senza il controllo e appena dopo riprende il controllo della situazione, si rende conto di quello che è accaduto e da quel momento in poi potremmo dire che è lucido, da quel momento in poi si rende conto e lì agisce, da quel momento in poi agisce la persona che tutti conoscono.